Ok. Ok, ti ha dato due cose. Ah, Mario. Ok, andiamo così. Ti ha dato due cose? Signora, che c'è? Oh, Tommy! Lui
io non ricevo! Gliel'ho detto, ma tipo Franco è entrato da solo. Vabbè, voglio entrare. Che maledizione! C'è certa gente così invadente! Ma che cosa vorranno da me? Perché disturbano la mia fede? Bisognerà che mi richiudo in un convento. Già, in un convento. Signora, ho l'onore di presentarvi. Tenente d'artiglieria in congedo e proprietario terriero, Grigori Stepanovich Smirnov. Costretta a disturbarla per una questione di grande importanza. Che cosa desiderate? Il vostro defunto consorte, che ho avuto l'onore di conoscere, è rimasto debitore di 2 cambiali per il valore di 1200 rubli. Dal momento che domani dovrò pagare l'interesse alla banca agricola, vi pregherei signora di versarvi il denaro oggi stesso. 1200 rubli? E come mai mio marito è rimasto debitore? Ho provato da me la viada. A proposito, Marta, ricorda di ordinare che oggi dia una doppia razione di viada a Toby. Se mio marito è rimasto vostro direttore, io sono sempre, davvero. Ma mi scusate, al momento non dispongo di denaro contante. Quando dopodomani tornerà l'amministratore della città, avrete quanto vi spetta. Ma al momento non posso esaudire il vostro desiderio. Inoltre, oggi è 7 mesi da che è morto mio marito. E il mio stato d'animo è tale che non sono certamente disposta ad occuparmi di questioni finanziarie. E il mio stato d'animo è tale che se domani non pagherò gli interessi, mi ridurrò in camicia. Mi sequestreranno la proprietà. Dopodomani riceverete i vostri soldi. I soldi mi servono oggi, non dopodomani. Scusatemi, ma oggi non vi posso pagare. E io non posso aspettare dopodomani. Ma che ci posso fare se oggi non li ho? Dunque non mi potete pagare? Non posso. È la vostra ultima parola? L'ultima. L'ultima sicura? Sicura. Mille ringraziamenti. Prendo nota. E come se non bastasse dovrei pure mantenere il sangue freddo. Adesso per strada incontrerò sicuramente l'impiegato del DAS che mi chiederà: ma Grigori Stepanovich, come mai siete sempre così arrabbiato? Come potrei non esserlo? Mi servono disperatamente quei soldi. Sono uscito di casa ieri mattina, che era appena giorno. Ho fatto il giro di tutti i miei debitori e ce ne fosse stato uno, dico uno, che abbia saldato il suo debito. Adesso finalmente arrivo qua, a sole 70 vetri da casa. Spero di ottenere qualcosa. E tutto ciò che mi offrono è uno stato d'animo. Ma potrei non arrabbiarmi. Mi pare di aver parlato chiaro. Quando dopodomani tornerà l'amministratore della città, avrete un rispetto. Sono qui da voi, non dal vostro amministratore. Cosa diavolo me ne faccio? Perdonatemi l'espressione del vostro amministratore. Scusatemi, egregio signore, ma io non sono abituato a certe simili strane espressioni e a questo tono. Non vi ascolto più. Ma guarda un po'. Da 7 mesi è morto il marito e gli interessi dovrei pagarli io, naturalmente. Vi domando, bisogna pagarli o no questi interessi? Va bene, è morto il marito, c'è lo stato d'animo con tutte le altre fantasie. E beh, cosa dovrei farci io? Dovrei volare dagli altri miei creditori in pallone? O forse sarebbe meglio prendere una rincorsa e sbattere direttamente la testa contro un muro? Vado da Kurt, non è in casa. Jarosevic si è nascosto. Con Cunicina non parlo nemmeno che tra un po' lo scaventato fuori dalla finestra. Ma tutto va in mal di pancia e questo è lo stato d'animo. Non una canaglia che mi parli. Tutto per colpa mia, si intende. Sono stato troppo debole con costoro. Una papoletta mi ha donata uno starraccio. Ora però no. Ora rimarrò qui finché questa non mi avrà dato i miei soldi. Cameriera! Che volete? Portami dell'acqua o dello sciroppo. Ma che modo di ragionare dico io? Uno sta qui con l'acqua alla gola, sul filo del rasoio, e questo non mi paga perché al momento non sono disposto a occuparmi di questioni finanziarie. Autentica logica femminile, tutta fronzoli. Per questo mai mi è piaciuto e mai mi piacerà andare con una donna. Se solo ripenso a quelle creature poetiche mi vengono i crampi e polpacci, c'è da disperarsi. Vattene! Sei malata e non ricevi? Benissimo, non ricevere pure. Tanto rimarrò qui finché non mi avrai pagato. Starai male per una settimana? Rimarrò qui una settimana. Starai male per un anno pure io. Riavrò i miei soldi. Non saranno certamente quelle lacrimuccio, quelle fossette alle guance a farmi cambiare idea. Che poi le conosciamo tutti quelle maledettissime fossette. Ah, sto persino male. Forse un bicchierino di vodka mi farà bene. Cameriera! Volete? Portami un bicchierino di bocca. Beh, le
sospetti questa non è la maniera di presentare la casa del signore, ma... Ma io non sono vostro, sono un creditore. I creditori non devono rispettare le buone maniere, caro Deo. Mi permettete molte cose, signore. Come? Cosa avete detto? Niente, niente, dicevo per me. Ma con chi parli? Taci, vattene! Ci mancava questo maledetto, il diavolo ce l'ha portato. Sì, sono cattivissimo, sono così malvagio che potrei polverizzare il mondo. Sto persino male. Cameriera! Egregio signore, nel mio giardino da tempo non sono abituata alla voce umana e non sopporto le grida. La prego evidentemente di non disturbare la mia chiesa. Voi datemi i miei soldi e io me ne vado. Mi pare di aver parlato chiaro. Al momento non dispongo di denaro contante. Aspettate fino a dopodomani. E a me sembra di aver avuto il rumore di ripetermi a chiare parole. Che soldi mi servono oggi, non dopodomani. Ma dopodomani potrei già essermi impiccato. Oh, che originale, ma che ci posso fare se oggi non li ho? Dunque non mi potete pagare, no? Non posso. Benissimo, e io rimarrò qui, in questa esatta posizione, finché voi non mi avrete pagato. Ma lo capitano che devo prestare quei maledettissimi interessi? O pensate forse che io stia scherzando? Egregio signore, la prego di non gridare, questa non è una stalla. Non sto parlando di stalle. Ho detto che avete capito o no che devo versare quei maledettissimi interessi. Voi non sapete comportarvi in presenza di signore. No, so benissimo come ci si comporta in presenza di signore. No, non lo sapete, tu non ho mai giocato il grosso danno. Le persone per bene non parlano così con le signore. Oh, scusate, e come volete che si parli? En français? Oh, madame, je vous en prie. Oh, ma che età magnifica aujourd'hui. Oh, ma come sono contenta che non mi pagate. Ma questo lutto, ma come vi dono? Tutto ciò è stupido volgare. C'è stupido volgare? Io non mi so comportare in presenza di signore. Signora mia, ho visto più donne nella mia vita io di quanti passerotti abbiate certamente visto voi. Esattamente. A tre duelli ho partecipato a causa di donne. 12 donne ho lasciato io. No, non ho lasciato me. Ma anch'io. Passionale con tutto me stesso. Erano pochi. Ora però non pagherei un soldo per avere... Passeggiate mano nella mano al chiaro di luna, con frasi sussurrate e sguardi profondi. Ma non ce l'ho con voi donne qui presenti. Parlo di tutto il genere femminile. Voi siete cattive, impingate, pianificatrici. Non siete capaci di amare niente che non sia il vostro cagnolino. E solo quando un uomo soffre e si sacrifica, allora fingete di amarci, soltanto per prenderci ancora di più per il naso. Ma guardatela, appena vi sono fermata ad ammirare una donna del genere, pensate a uno spirito etereo, a una semidea, a una sequela di estasi. Ma se la guardate nel naso, non tenete un coccodrillo qualsiasi. Nessuno, e dico nessuno, sarà mai capace di trovare una donna in grado di amare in modo fedele o in modo costante. Sapete il perché? Perché le uniche donne fedeli e costanti sono le brutte o le vecchie. È facile trovare un gatto con le corna o una cornacchia bianca piuttosto che una donna fedele e costante. Permettetemi, signore, chi sarebbe fedele e costante in amore? L'uomo forte? Certo, l'uomo! L'uomo fedele e costante, questa sì che è una bella novità. Se così fosse, di tutti gli uomini che conosco e che ho conosciuto, il migliore di tutti è di certo il mio defunto marito. Io lo amavo con passione, con tutto il mio essere, come solo ad amare una donna giovane e intelligente. Ho sacrificato per lui tutta la mia vita, tutta la mia felicità, tutta la mia gioventù, tutta la mia ricchezza. Vivevo di lui, lo adoravo come se adoro un idolo. E che cosa successe? Questo migliore degli uomini mi ingannava nel modo che si facciava, ad ogni occasione. Dopo la sua morte, trovai nella sua tavola una cassetta piena di lettere d'amore. E quando era vivo, ah, che ricordo terribile, mi lasciava sola per settimane intere, sotto i miei occhi corteggiava altre donne, mi tradiva, si prendeva gioco dei miei sentimenti. Ma nonostante tutto, io l'amavo e gli ero fedele. Anzi, adesso lui è morto, ma io continuo ad essergli fedele e affezionata e porterò questo lutto fino alla tomba. Ma vi prego, con chi credete di parlare? Credete che non abbia capito il reale motivo per cui indossare questo vestito nero? Volete donare di voi un'immagine poetica, un'immagine misteriosa. Me l'immagino già, un poetuccolo da strapazzo e un sergentello qualsiasi passeggiare di fianco a questa casa sussurrandosi: qui si cera la tenebrosa Tamara, che si è sepolta tra quattro mura e capace di risollevarsi dal lutto del marito. Cosa? Ma come osate? Vi siete sepolta tra quattro mura, ma non avete dimenticato la ciclica. Come mi permettete di parlarmi in questo modo? Non gridate con me, non sono il vostro amministratore, ma soprattutto sono un uomo, riesco a parlare con sincerità e con franchezza. E adesso smettetela di gridare. Non sono io che grido, siete voi che gridate, lasciate.
custodia io vi lascio in pace. No, no, non vi darò un pennino. No, invece me li darete. Se farvi rispetto non vi darò nemmeno un centesimo. Potete lasciarmi in pace. Ho detto smettetela di gridare. Non ho l'onore di essere né vostro marito, né il vostro fidanzato. Non mi piacciono le scenate. Vi siete seduto? Sì. Mi prego di andarmene. Voi datemi i miei soldi e io me ne vado. Come sono cattivo, come sono cattivo. Non devi parlare. Con questo momento facciate fuori di qui. Non vi andate? No? No. No? No. E va bene. Marfa! Accompagnate fuori il signore. Signore, andate quando ve lo ordinano. Tu con chi credi di parlare? Dimmi, dimmi. Andatevene via! Non potreste essere più gentile! Oh, siete un villano, un orso grossolano, un demone, un mostro! Come? Cosa avete detto? Ho detto che siete un orso, un mostro! E come osate offendermi così liberamente? Sì, vi offendo. E allora, pensate che abbia paura di voi? Ah, e siccome siete una donna, una debole e gracile creatura poetica, pensate di avere il diritto di offendermi così impunemente? Benissimo! Mi sfido pure io! Alle armi! Pensate che abbia paura di voi solo perché avete pugni grandi, grossi, un collo da d'oro, villanzone che non siete altro. Non permetta a nessuno di offendermi, non chiuderà certo d'occhio perché siete una donna, una debole gracile creatura. Oh, sorto! E ora di finirla con la storia che solo noi uomini dobbiamo pagare le offese. Volete l'emancipazione? Volete la parità dei diritti? Cosa più giuntuosa rappresenta la parità dei diritti? Mi sfido a duello! Scegliete voi le pistole. Subito! Subito! Sono rimaste le pistole di mio marito, le pistole con lui. Non sapete con quanta gioia trattassero quella vostra faccia di bronzo! La schiaccerò come un pulcino! Non sono né un ragazzino qualunque, né uno sbarbatello sentimentale! Per me non esistono le deboli creature! Mi pianterò una pallottola in quella faccia di bronzo, ma l'avete sentita? Era quasi contenta l'idea di uccidermi, sì! Ammazzerò per principio. Parola mia però. In tutta la mia vita non ho mai incontrato una donna del genere. Era così euforica. Una setta, una bomba. Sì. È quasi un peccato ucciderla. Sì, mi piace decisamente, decisamente. Sono quasi pronto a mettere da parte lì, a mettere da parte i soldi. Sì, che donna sorprendente, che donna eccitante, che donna emozionante. Ma prima di batterci, mostratemi come si spara. Mai, mio amico, se non rimane una pistola. Vado a cercare il cameriere, ma non ho una pietra che c'è caduta sulla testa. Vedete, esistono diversi tipi di pistole. Quelle specifiche per il duello, le vostre. O le vostre, di tipo mitra questo. Ottime pistole, davvero. Non si trovano a meno di 90 rubli al fatto. Guardate, vi mostro come si usa. Prendi la pistola. Assolutamente tremato. Prendete la mira e quando siete pronta, sparate. Così? Sì, così. Bene, sparare in casa non si può. Andiamo in giardino. Benissimo, ma vi avverto. Sparerò in aria. Non ci mancava che queste, perché? Perché, perché? È affar mio il perché. Avete paura? Sì, no, signore. Non fate storie, non sarò tranquilla finché non vi avrò trapassato la fronte. Con la vostra fronte che odio tanto. Avete paura? Sì, ho paura. No, mentite. Perché non me ne batto qui? Perché? Perché voi mi piacete. Gli piaccio. Hai coraggio di dire che gli piaccio. Prego. Sì, io lo so, non capisco neanch'io. È difficile la metà parte lì, ma... Ma io quasi vi amo! Allontanatevi, io vi odio! Io sono caduto in trappola come un topo! Andatevi, non mi sparo! Fate pure! Potete capire, morirete quando degli occhi così profondi, così stessi. Mentre il letto viene premuto da una mano così soffice, così viene. Ma che bello! Mi lasciate andare ora, io non tornerò mai più! Non ho morito? No, ho dei cavalli meravigliosi. Riesco a sparare con un proiettile a una moneta lanciata per anni. Vi prego, diventate mia moglie! Alle armi, io voglio il duello! Mio Dio, non capisco più niente! A duello! No, no, a tre duelli ho partecipato a causa di donne! 12 donne ho lasciato io! Oh, vanno lasciato me! Ma da 5 anni non cadevo in una trappola di voi, creature poetiche! Ma io vi amo, vi prego, diventate mia moglie! No? Benissimo,
No, io vi odio! Come vero che sono Shibuchi? Ah, a proposito, come procede la mia relazione? Va avanti? Sì, sono
grandi speranze in questa relazione. È la mia professione qua, sì. Il mio fuoco d'artificio. Fuoco d'artificio, come è vero che sono Shibuchi? Però sono stanco. Stamattina ho avuto un piccolo attacco di podagra e poi le riunioni, le ovazioni e tutta questa situazione. Non ce la faccio più. 2, 3, 7, 7, 2, mi balla la vista con tutte queste cifre. 3, 7, 7, 5. Ah, un'altra seppiatura. Stamane è venuto per la vostra sorella e si è di nuovo lamentata di voi. Ha detto che ieri sera avete imposto lei la coordinata con un coltello, capito? Ma che modi sono? Mi permette, in occasione del giubileo, Andrei Andreevich, di rivolgermi a voi con una preghiera. Vi prego, se non altro per rispetto del mio lavoro da carriera, di non investirmi nella mia vita familiare. Ve ne prego! Avete un carattere impossibile, Caterina. Ah, non capisco. Siete una persona così, una persona rispettabile, e poi con la gente vi comportate come se foste Jack lo Squartatore. Capisco, fratello, mi avete fatto. Ma io non capisco perché voi l'abbiate fatto. Beh, i piegati mi hanno offerto adesso questo album. E i soci della banca, ho consentito, vogliono regalarmi una pergamena e una brocca d'argento. Me, come vedo che sono Shibuchi, non ci sta male per niente. Per l'anniversario della banca, una certa pompa, indispensabile. Il dono è una cosa importante. Importante, come vedo che sono Shibuchi. Voi siete dei nostri e certamente sapete tutto. Tanto non ci sente nessuno. La pergamena è lo spintello. E la brocca l'ho comprata io. Anche la cornice della pergamena, 45 euro, lasci perdere. Se ne poteva fare a meno, poi d'altronde da soli non ci avrebbero mica pensato. Per favore, mi lasci lavorare. Avete un carattere impossibile, Caterina. Stavo appunto dicendo che il mio merito è stato quello di aver portato in alto la reputazione della banca. Caterina, oggi potrebbe venire la tentazione dei soldi della banca e poi con quei vestiti assurdi avreste potuto mettere qualcosa in più legale. Per me la salute è più importante di vostri soci della banca. Ho una reputazione in tutto il corpo. Ma ammettete che siete in bisogno, quindi rovinate l'insieme. Sempre per nascondermi, non è una tragedia. Io stesso non amo il disordine. 3, 7, 7, 2, non posso soffrire il disordine. Al prezzo dell'anniversario di oggi avreste fatto meglio non invitarmi, signore. Sciocchezze! Ma cosa dite? La compagnia femminile eleva gli anni. Ah, vostra moglie a quanto pare è una persona colta, ma lunedì della settimana scorsa ne detto una tanto grande che poi per 2 giorni non sono riuscita a darmi pace. D'un tratto, davanti agli estranei, chiede: è vero che mio marito sta cavallando le cose delle banche Rischio Peschi che sono crollate in borsa? Mio marito è tanto preoccupato. Questo è il presente di estranei. E perché voi facciate loro le confidenze proprio non lo acquisto? Basta! Ma che ti fino alla galera? Basta. Questo per l'anniversario è troppo tempo, eh? A proposito, avete fatto un presente voi? Tra poco dovrebbe arrivare mia moglie. E io dovrei andare anche a prendere la stazione, ma non c'è tempo. E poi sono stanco. A dire il vero, non sono contento di essere qui. Voglio dire, sono contento, certo. Avrei preferito che rimanesse qualche giorno in più da sua madre. Adesso pretenderà che faccio tutta la giornata con lei, mentre io non posso, abbiamo riunioni. E poi pure in programma una piccola escursione questo pomeriggio, Caro! Lupus in fabula! Mi sono mancata, stai bene? Oh, sai che non sono ancora passata da casa, sono venuta qui direttamente dalla stazione. Ho tante cose da contarti, non posso resistere. Ma adesso sono un minuto, non mi spogli neppure. Buongiorno, Caterina. Comunque, a casa, va tutto bene? Sì, va tutto bene. Mi manda ingrassate in queste settimane. Mi va tutto bene. Il viaggio è andato bene? Sì, tutto bene. Tanti saluti dalla mamma e da Katia. Andrei, Vasilis, ma devi darti un bacio. La zia ti ha mandato un baratto in marmellata e sono tutta arrabbiati perché non scrivi. Zina, ma devi darti un bacio. Sapessi cos'è successo? Oh, se ho paura di raccontarlo. Che cosa è successo? Ma vedo dai tuoi occhi che non sei tanto contento che io sia tornata. Ma no, al contrario.
cambiare parola con nessuno. Solo che poi è sceso la sera e come sai ti vengono in mente certi beh, davanti a me si deve un giorno un brevettino male simpatico. Abbiamo attaccato il discorso, poi si sono avvicinati un marinaio e poi uno studente. Io ho raccontato loro di non essere sposata e che cose mi facevano. Il brevetto raccontava delle storielle che facevano morire da ridere e il marinaio non smetteva di cantare. Questi marinai. Sai che cosa mi ha cantato quando ho scoperto per caso che mi chiamavo Tatiana? Sai, Onegin, non lo voglio celare. Solo Tatiana io posso amare. Mica caro. È tutto come è interessantissima, però mi sono davvero mai a casa così, poi dopo. Ma non fa niente. Mi sembra pure lei, veramente interessante, non quello che stiamo raccontando. Allora, alla stazione era venuto a prendermi sesta. A questo punto era apparso un giovanotto l'ispettore lì in porta, con suo pelo niente male, carino, soprattutto gli occhi. Beh, se me lo presenta, le partiamo in tre. Il tempo era splendido. Tenete le mani a posto! Ma che modi, devo vederlo ben chiaramente. Onoratissima eccellenza, sono la moglie del segretario provinciale, Nastasia Teodoro Mazzucchi. In che posso servirvi? Vedete, eccellenza, mio marito, il segretario provinciale Mazzucchi, è stato ammalato per 5 mesi, mentre stava a casa per curarsi, quindi senza alcuna spiegazione l'hanno licenziato, eccellenza. Poi quando sono andata a ritirare il suo stipendio, ho scoperto che hanno trattenuto 24 rute e 36 colleghi. Ma perché, chiedo io, gli hanno detto che le prelevate di sé e altre non garantito per lui, ma che l'abbiamo fatto senza il mio consenso, non è modo, eccellenza. Io sono una povera donna debole, in difesa, più toccava ripartire alla avanti, non sono mai con le parole, perché io faccio... No, bisogna cominciare al principio. Allora, la scorsa settimana, all'improvviso, ricevo una lettera dalla mamma. Scrive che un certo Grindisievski ha chiesto la mano a mia sorella Katia, un bellissimo giovane apposta, ma senza mezzi e senza una posizione sicura. E pensando un po' al massimo della sciagura, Katia se n'era perdutamente innamorata. E che fare? Al punto la madre mi aveva scritto per andare da Katia per convincerla a dire no. Mi mandate in confusione, poi la mamma che è io vado in confusione, non capisco più niente. Gran cosa! Fate attenzione, è piuttosto come vi rivolgete alla signora. Perché oggi siete così irritata? Sarete forse innamorata? Ma che facete questo? Non capisco niente. Mi dispiace, mi sta venendo persino mal di testa. Cosa posso fare? Carrino!
caro Andrei Andreevich, gettando uno sguardo retrospettivo al passato delle nostre istituzioni finanziarie, percorrendo con lo sguardo della mente la storia del suo progressivo sviluppo, ricaviamo un'impressione altamente consolatoria. È vero che a un certo momento si erano addirittura le vaste voci favorevoli alla chiusura della banca, ma ecco che a capo dell'istituto è subentrato voi. La vostra cultura, energia e il vostro inattuatto sono stati la causa di un straordinario successo in un'eccezionale territorio. La reputazione della banca, è stata lavorata a permettere oggi al vostro istituto di competere con i migliori istituti stranieri. Reputazione, occupazione. Andavano d'amici, la notte era buona, la discussione tra loro sorse. Successivamente, gettando uno sguardo obiettivo al presente, noi, egregio e caro Andreevich, in tal caso è meglio se torniamo dopo. Buona massaia, non è brutta ed è ben istruita, eppure mi non so chi
di continue. Possono sapere. Grazie, mi avete agitato! Problema più grave di tutti è il sonno. Non appena mi corri che cerca di addormentarmi da quel dolore, quel fastidio al fianco sinistro che si spegne per tutta la spalla, per tutta la testa. Ma non posso regalare a mio se mai.
matrimonio. Che domanda? Sei venuta apposta per chiederti il matrimonio per questa lama miserabile. Una domanda di matrimonio a me? Avevo persino messo il papillon per l'occasione. Una domanda di matrimonio a me? Non mi sono sentito male, fallo tornare per favore. Nell'esterno
prima russa. Il mio pigliatutto era pari meritarista di Israele del Conte. Mentre il vostro veloce era indietro di più di un miglio. Ma resto indietro perché il bracconiere del Conte gli aveva dato una frustata. E ci credo, tutti seguivano una lepre e lui stava seguendo un montone. I never run from something that's like a secret.
di qualità sia migliore dell'olio del droghiere di fronte ed è persino migliore dell'olio del droghiere di fronte della salita. Non voglio dire però che l'olio di costoro sia cattivo. Ad ogni modo, l'olio del droghiere all'angolo resta migliore. Questa volta Mary ha cotto le patate proprio a bere. L'ultima volta non le avevo fatte cuocere bene. A me piacciono solo quando sono il pesce era fresco, mi sono persino leccata i baffi. Ne ho preso due volte, anzi tre. Dato di corpo, anche tu ne hai preso tre volte, ma l'ultima volta ne hai preso di meno delle due volte precedenti, mentre io ne ho preso molto di più. Ho mangiato meglio di te questa sera. Tu mangi? Di solito tu mangi più di me, non è certo l'appetito che ti manca. Tutto sommato però la zuppa era forse un po' troppo salata. Aveva più sale in zucca di te. Aveva anche troppi porri e troppa poca zucca di cipolla. E mi dispiace di non aver detto a Mary di aggiungere un po' di alice stellato. La prossima volta saprò come arrivare. Ah, la signora Parker conosce un droghiere rumeno chiamato Popesco Rosenfeld, appena arrivato da Costantinopoli. È un grande specialista di yogurt e diplomato alla scuola dei fabbricanti di yogurt di Adrianopoli. Domani andrò da lui a comprare una grossa pentola di yogurt rumeno folcloristico. Non si trovano spesso cose del genere nei diplomi di Londra. Lo yogurt è quello che ci vuole per lo stomaco, le reni, l'appendicite e l'apoteosi. Per adesso, il dottor Mackenzie King si cura i bambini e i nostri vicini, i Jones. È un bravo medico, si può avere fiducia in lui. Non ordina mai dei rimedi senza averli prima sperimentati su di sé. Prima di operare Parker, ha voluto farsi operare lui stesso al pediatra, pur non essendo assolutamente malato. Mi scusi, signora, non vorrei sbagliare, ma mi pare di averla già incontrata da qualche parte. Anche a me, signore, pare di averla già incontrata da qualche parte. Non l'avrò, signora, per caso intravista a Manchester. Io sono nativa di Manchester, tuttavia non ricordo bene, signore. Non saprei dire se mi sono vista o no. Dio mio, è veramente curioso. Sta di fatto che io, signora, ho lasciato Manchester circa 5 settimane fa. Veramente curioso, questa è una coincidenza. Anch'io, signore, ho lasciato Manchester circa 5 settimane fa. Io ho preso il treno delle 8:30 del mattino, quello che arriva a Londra a 5:15, signora. Veramente curioso, veramente bizzarro, incredibile coincidenza. Io ho preso lo stesso treno, signore. Dio mio, veramente curioso. Non potrebbe darsi allora, signora, che io l'abbia vista in treno? Cosa? È possibile, persino verosimile. Ma io non me ne ricordo. Io viaggiavo in seconda classe, signora. In Inghilterra non esiste seconda classe, ma io viaggiavo ugualmente in seconda classe. Veramente curioso, veramente bizzarro, incredibile circostanza. Anch'io viaggiavo in seconda classe. Veramente curioso. Noi possiamo benissimo esserci incontrati in seconda classe, cara signora. È possibile, però sì, è plausibile. Come si spiega allora che il dottore se l'è cavata mentre Parker è morto? Evidentemente perché sul dottore l'operazione è riuscita e su Parker no. Bruce McKenzie non è un bravo medico. L'operazione avrebbe dovuto riuscire su tutti e due, oppure entrambi avrebbero dovuto soccombere. Un medico coscienzioso dovrebbe morire assieme al malato, se non fosse morire assieme. Il comandante di una nave pesce con la nave, nei flutti non sopravvive mica. Non ci avevo pensato, forse hai ragione. Dunque, cosa si deve concludere?
che tutti i medici sono ciarlatani e anche tutti i malati. Solo la Marina è sana in Inghilterra. Per inteso. Il mio posto era nel vagone numero 8. Sesto scompartimento, signora. Com'è curiosa questa coincidenza. Non potrebbe darsi, signora, che noi ci siamo incontrati nel sesto scompartimento? Ma cosa? È possibile? Ma io non me ne ricordo. A dire il vero, cara signora, non me ne ricordo pure io. Ciò non toglie però che possiamo esserci visti proprio lì. Anzi, più ci penso, più la cosa mi pare possibile. Oh, certamente. Com'è curioso. Io avevo il posto numero 3, vicino alla finestra, cara signora. Com'è curioso e curioso. Io avevo il posto numero 6, vicino alla finestra, in faccia a lei, cara signora. Oh mio Dio, com'è curioso. Noi eravamo dunque faccia a faccia, cara signora. È certamente lì che ci siamo visti. A vero dire, cara signora, non me ne ricordo neppure io. Tuttavia è possibilissimo che noi ci siamo visti in quel momento. È vero, ma non ne sono completamente sicura. Non è lei, cara signora, la signora che mi ha pregato di mettere la valigia sulla reticella e che dopo mi ha ringraziato e permesso di fumare? Ma sì, dovrei proprio essere io, cara signora. Com'è curiosa, curiosissimamente curiosa. Che curiosa e bizzarra coincidenza. Non le pare, signora, che noi potremmo esserci conosciuti in quel momento? È estremamente possibile. Ma io non me ne ricordo. Neppure io, cara signora. C'è una cosa che non capisco. Perché nella rubrica dello Stato civile è sempre indicata l'età dei morti e mai quella dei nati? Guarda un po', c'è scritto che Bobby Watson è morto. Dio mio, poveretto, quando è morto? Perché ti stupisci? Lo sai benissimo, è morto 2 anni fa. Siamo andati ai suoi funerali. Ricordi? 1 anno e mezzo fa. Certo che me lo ricordo, me lo sono ricordata subito. Ma non capisco perché tu ti stupisca tanto di vederlo scritto sul giornale. Sul giornale? Non c'è. Sono più di 3 anni che si è parlato del suo decesso, me ne sono ricordato per associazione di idee. Peccato. Era così ben conservato. Era il più bel cadavere di Gran Bretagna. Non ti mostrava la sua età. Erano 4 anni che era morto ed era ancora tanto. Un vero cadavere di niente. Com'era allegro. Povera Bobby. Vuoi dire povero Bobby? No, penso a sua moglie. Si chiamava come lui, Bobby Watson. Dato che avevano lo stesso nome, era impossibile distinguere l'uno dall'altra quando li si vedeva insieme. È stato solo dopo la morte del marito che si è potuto capire con certezza chi fosse l'uno e chi fosse l'altro. Tuttavia, ancora oggi, c'è gente che la scambia per il morto e le fa le condoglianze. Non l'ho vista che una volta, per caso, al funerale di Bobby. Io non l'ho mai vista. È bella? A tratti irregolari, eppure non la si potrebbe dire bella, un po' troppo alta e massiccia. I suoi tratti non sono regolari, eppure la si potrebbe dire bella, un po' troppo piccola e magra, e segnante di caso. Dal mio arrivo a Londra io abito in via Broadway. Curioso. Ma allora, noi possiamo esserci visti in via Bronchi, cara signora. È davvero possibile? Ma io non me ne ricordo. Io abito al numero 19, cara signora. Curioso, anch'io abito al numero 19. Ma allora, che mi direbbe, cara signora, se noi ci fossimo incontrati in quella casa? Dopo tutto, è estremamente
appartamento al quinto piano, il numero 8, cara signora. Quale coincidenza, mio Dio, quale coincidenza. Anch'io vivo al quinto piano, nell'appartamento numero 8, cara signora. Curiosa, curiosissima, incredibilmente curiosa circostanza. Nella mia camera da letto c'è un letto, coperto da un piumino verde. Questa camera con il suo letto e il suo piumino verde si trova in fondo al corridoio tra il water e la biblioteca, cara. Quanto è bizzarro, curioso e strano. Mi lasci dunque dire, cara signora, che noi abitiamo nella medesima camera, nello stesso letto. E forse è lì che ci siamo incontrati. Quanto a questo, me ne fischio, ma se tu lo dici per darmi fastidio, sai che non mi piacciono questi discorsi. Oh,
mia folla stella arrosto. Perché vomiti fuoco? Sai, che dico per ridere. Allora, cara signora, io credo non vi siano più dubbi. Noi ci siamo già visti. E lei è la mia legittima sposa. Elisabetta, l'ho ritrovata. Che brutta coppia di vecchi innamorati che siamo. Vieni, spegni la luce e andiamo a nanna. Thank you.
so, qualcosa di familiare. Il televisore, il frigo bar, non sa mica che siamo balzati indietro nel tempo all'hotel dove eravamo ieri sera. Guarda, c'è lo stesso balcone e con la stessa vista sul palchetto riservato ai clienti. Il bagno com'è? Sì, il bagno è diverso, ieri sera era di qua. Ma allora non saremo mica balzati in avanti nel tempo all'hotel dove pernotteremo domani sera. Vorrei solo che non lasciassi la valigia sul letto. Dovremmo scrivere la guida dei buoni alberghi. Una coppia soddisfatta è rimasta particolarmente colpita dal gradevole senso di déjà vu dell'ustile del teo magno dell'acqua sterile. Mai! Vedi? Che fatica essere in vacanza. È uno sfinimento. Allora forse potremmo rifugiarci un po'. Ma è proprio quello che stiamo facendo, è per questo che siamo così stanchi. A dire il vero, questo particolare disegno di macchia marrone sulla parete non l'avevo mai incontrato prima. Miles! Oh, scusami, Melanie, scusami. Si avvisa la gentile clientela. No, ma guarda, è una frase bellissima. Che l'ora dello sgombro è mezzogiorno. Perché? Perché non ti dici la valigia? L'ora dello sgombro è l'ora dello sgombro. E l'ora del tonno? Perché non ti rimangiamo? Ma santo Dio, nemmeno lo stirapantalone l'abbiamo mai avuto prima. Ricorderò sempre questo come il posto con lo stirapantalone. Siediti, leggi qualcosa magari. Leggo qualcosa, va, va bene, va bene. Perché non rilassarvi con un cocktail aperitivo nella distensiva atmosfera della cabina del Commodoro? In silenzio! Sorseggiando potrete studiare la selezione di piatti locali e internazionali appositamente preparati per voi nel nostro fumoso ristorante La Grilla d'Oro. Faccio una leva valida dal letto. Provo un po' a pensare però a tutta la gente che ha occupato questa stanza per noi, che ha disfatto le valigie e che poi le ha rifatte, che ha buttato la cicacese sul tappeto. 367 coppie all'anno. Entrano dalla porta, si guardano intorno, lei controlla il bagno, lui legge gli sbarioni sui debian e sugli avvisi e insieme scoprono l'emozione dello stirapanzoni gratuito. Io non mi faccio la doccia. Ma allora ti viene da pensare quante stanze ci sono in un albergo? 200, 300, ed ecco che 300 porte si aprono ogni sera ed entrano 300 coppie. Che controllano il bagno, leggono dell'ora dello sgombro e del fumoso ristorante La Grilla d'Oro e scoprono lo stiracalzone. 367 al quadrato, quindi 100.000 coppie all'anno per 10.000 alberghi tutti uguali, quindi fa 1.000 milioni di coppie, ogni coppia con la stessa identica medesima esperienza, uguale alla precedente ma anche alla successiva, ripetuta per 1.000 milioni di volte. Dov'è lo stirapantaloni? Stirapantaloni? Stirapantaloni, eccolo qui. Visto? Cosa? Ah, niente. Non ti piace? È un amore. È un volato di ieri sera. O dell'altro ieri sera. Ma quelli ti piacevano? Ah, dici? Ma è solo per una notte, dai. C'è una macchia marrone sulla parete. Ma è originale, no? Molto. Ma dai, tanto domani sera sarà anche un altro posto. Lo so, e sarà identico a questo. Ah, ma c'è il balcone. Guarda che bella vista che c'è. Ma il parcheggio dei clienti. Beh, e si capita una bomba di benzina? Ah, così potrai tenere d'occhio la macchina. Dai, chiaro. Ti preoccupi solo di quello tu? Vuoi un tè? No. Ma guarda che c'è il politore, c'è tutto. Non tu. Ah, ma c'è anche il frigo bar. Vuoi un drink? Com'è il fatto? Altri biscotti? Sterilizzato per la nostra protezione personale. Beh, noi biscotti siamo a posto. Abbiamo i nostri biscotti. Beh, ma così abbiamo anche un po' di riserva. Io sto di qua, va bene? Perché me lo chiedi? Voi sto anche di là, siamo in vacanza. Ti avverto la gentile clientela che l'ora dello sgombro è mezzogiorno. Mezzogiorno? È così dappertutto. L'ora dello sgombro, ti dice niente? Ma, perché non ti disfili la valigia? Perché non rilassarvi con un cocktail aperitivo nella distensiva atmosfera della cabina del Pomodoro? Possiamo anche prenderlo qui un aperitivo se vuoi. Sorseggiando potete studiare la selezione di piatti locali e appositamente preparati per voi nel nostro fumoso ristorante La Grilla d'Oro. Ma lo vuoi o l'aperitivo? Voglio una bella bistecca alla grilla, al sangue, con patate arrosto e rape rosso. Ma sei pazza, così stare male tutta la notte. Ma che fai, Steve? Visto che si può. E può pensare che ieri sera c'era qualcun altro che si diceva
niente di tutto. E qualcun altro ancora al terapino. E qualcun altro ancora al terapino. Anche dall'altra parte dello specchio. Va bene, io vado in bagno. Vuoi che venga a strofinarti la schiena? Cosa? Vuoi che ti strofini anche altre parti? Ma che vai già pensando? Cosa? Cosa? Non importa. Buonasera, benvenuto di Porta Porta. Buonasera, grazie per la prima. Che su un secondo, con quella voce che si sentiva da una parte all'altra del ristorante,
Ha criticato tutto, dalla musica, alle tovaglie, alla zuppa che non è all'altezza, e al pesce che io solo so come l'hanno cucinato. E poi sul carrello dei dolci ci ha fatto una telenovela. Mi dirò, forse pensi di essere divertente, ma è soltanto comico. Anzi, ridicolo! Continuo a girare il vino nel bicchiere. Hai sentito cosa diceva? Tutto pieno e fruttato con appena un sentore di... ascesa di tappa. Secondo me stanno parlando di noi. E mi dicevo, perché sento un borbottio indignato al di là della parete. Lui si chiama Lorenz. Lorenz? Lei lo chiamava Lorenz. Oh, Lorenz! Che c'è di strano che uno si chiama Lorenz? Ah, oh, assolutamente niente. Lorenz Olivier, Lorenz d'Arabia. E lei come si chiamava? Lin! Hai detto Lin? Cioè, Lorenz e Lin? Io ho detto soltanto gusto pieno e fruttato, non sento che scelta di talpa. Io passerei un po'. Perché non ci sentono mica? Io loro sento. Da dove? Dal bagno, mentre fanno pipì? Beh, e va bene, non voglio metterli in imbarazzo, mi chiamerò Kevin e Sharon. A dire il vero non ho idea di come tu abbia fatto a sentire che si chiamavano Lore e Sirin. Avranno detto sì e no mezza parola durante tutta la cena. Erano troppo occupati per guardarsi in faccia. E certo, perché sapevano che tu li stavi guardando. Io non li guardavo. Tu li guardavi a come? Io li ascoltavo. Ma come potevi ascoltarli se non hai smesso un momento di parlare? Tu però li ascoltavi. No, io non ascoltavo altro che te, amore mio. Ah, e allora poi detto che hai sentito che si chiamavano Lore e Sirin. Uno scambio di battute che io mi sono perso completamente nonostante avessi le orecchie al massimo. Lei ha detto, Lorenz, lo vuoi caffè? Oh, che battuta romantica della scuola, che peccato. E lui cosa ha risposto? No, grazie cara, l'unica cosa che voglio sei tu, Gioia Bella. E fai, non ti spogli? Oh Sharon, se ti scappa così tanto mi lavi dentro un baleno. Gusto pieno e fruttato con appena un sentore di mutante sudato. Ah, davvero? Quello che stava appena un sentore di lampone. Lo so, te l'ho detto tanta voce, due volte. Ti sei lavato i denti? Te l'ho detto a quanti punti alla vita dei lini? Io l'ho trovato divertente. Sì, ho visto che... E non ho riso. E ti ha visto anche lui. Non ho mai riso. Ha fatto di tutto per farti ridere. Io li ho trovati simpatici. Non capisco perché tu debba sempre criticare tutti. Non capisco perché tu debba prendertela se c'è qualcosa che mi fa ridere. Almeno lui non è stato lì a fare battutacce su battutacce. Riescono a starsene tranquilli. Loro, almeno lui aveva qualcosa da dire, lui ha fatto qualche battuta, riescono a divertirsi insieme, loro! Magari ci avessi un po' di senso dell'umorismo. Vuol dire che non ho detto l'umorismo? Non è quello che sono della barzelletta, Vuol dire che le barzellette, c'è uno dentro in un banco. C'è uno dentro in un banco, va bene? Sì. No, aspetta, com'era? C'è uno che sta in un banco. Allora c'è uno che sta su un bar e poi c'è un altro che entra, cammina sulla parete, passa sopra il solito, scende dall'altra parte, passa in mezzo ai terroristi ed esce. E quello che stava dentro al bar dice, che strano, non ha detto buonasera a nessuno. Ah no, è la barista che dice, che strano, non ha detto buonasera a nessuno. Ma non si fanno queste cose.
stanno disegnando di brutto. Che sta dicendo? Oh, Kevin, quanto ti amo! Che c'è? Oh, Sharon, anch'io ti amo! No, non essere seduto l'umorismo io! Senti questa, Pierina e Pierina, la coppia divina di là! Santa Madonna! Ma cosa? Ma stai ridendo con un padre? Lo sai come si chiamano? Kevin e Sharon! Gli si è spostato il vano e accendono la televisione al 3.
miscela. Spegni la luce. Sei ricominciare tutto da capo. Ormai sono dentro il bagno, torno a dormire. Ma non è una cosa da ridere, sai? Svegliare quella gente non mi dà le vacanze con la figura del cretino. Ho detto che hai ragione. Sì, ti ho sentito. Beh, credevo ti facesse ridere. Ah, davvero? Ti ho detto di spegnere la luce se vuoi dormire. Sono molto imbarazzata. Ah, tu sei imbarazzata. Queste cose. Non mi era mai capitato di non trovare il bagno in una camera d'albergo. Ma sei cercato più volte nella tua valigia. Sì, ma mai ho caduto sul telecomando. Mi sei sempre a gridare, a far battuta, a far casino. Ah, io devo stare zitta adesso. Ma tu credi che sia una sorpresa da dire dopo tutto questo serio? No, no, te lo dico io cosa stanno facendo. Stanno parlando di noi. Avanti, sentiamo. Ma cosa? Cosa ho fatto? Ho detto niente, Tom. Cosa ho detto? Ho detto niente, dormi. Ah, certo, il pezzo detto della macchina. Oh, qualcuno si deve pur pensare alla macchina. Bene, pensa pure alla macchina, nessuno deve pensare. Non credo che vai a sbandierarlo ai quattro venti, però. A dire il vero, mi sarei aspettato un minimo di solidarietà, Potevo anche rompere una gamba. Mi interessa questo tanto. Non vado a dire le mie cose a cani e porci. Ah, oh, infatti un dolore sonotono qui sul gomito. Ah, ma non fa niente, dormi bene. Commetto che lui non la tratta così lei. Commetto che lui non la tratta così lei. Ah, sì, ancora lì. Devo tutte e quattro le ruote.
Mi dispiace, sa, per carriere note. Ah, non si preoccupi, è diabolico il mito che non sposare i vari in questi paesi. Dovrebbero adottare uno standard unico, anzi, dovrebbe intervenire la comunità europea. Sì, dovrebbero uniformare la topografia in tutte le camere. Di modo che ti vado qui, le persone lì, non mi bagno comunque, non ho risolto niente. E uno si alza nel cuore della notte. L'altro ieri notte, non volendo disturbare. Ho detto che non accende la luce. Non accendo la luce. E mi trovo in bagno, fino in avanti. Alla ricerca del fatto. Alla ricerca del fatto. Che si trova in effetti alle sue spalle. Che sta in effetti alle spalle. Così che si trova con la testa, inconsapevolmente, dentro al lavabo. E poi, tutto ad un tratto, boing! Il rubinetto della boccata a lui. Uno scatto e poi spatto la luce e la mensola del bagno. Figuriamo, tanto portato si sostegna, no? Naturalmente. Poi sono preso bicchieri, la tendine, specchietto da trucco. Vedo dappertutto. Oh, vedo su tutto il pavimento. Lei scalzo. A buio. Sua moglie arriva di corsa. No, non sei continuato. Ma era tutto davvero. Dov'è la luce? Panico generale. Dovrebbero adottare uno standard unico che per il tipo che allunghi la mano e comunque ti trovi. Fragli e fragli, non sei sì, buono. Sì, accendi la luce. Comunque, non è stata mia idea. Vi andare in vacanza? No, io vorrei stare tranquillamente a casa a fare il giardino. A me non dispiace lavorare, anzi, mi fa proprio piacere lavorare. E invece poi tu sei qui. Quello che fai, fai male. Così va il mondo. Ah, d'altronde, che faremo senza di loro? Senza le vacanze? No, senza... Che faremo, Ma alla fine se riusciti a dormire voi due. Ah no, io con i due chiesi. E lei è Sharon. Io e? No, dico, lei è Sharon, avete dormito, spero. Ah, io e Sharon, noi! Ah, come no? Mi devo fare la parte. Avanti verso l'ignoto, eh! Sono che portare il bagno, è un blocco di mistero alle nostre vite. Vediamo colazione. Sì, devo presentarle Sharon. Benissimo. È stato un piacere parlare, Kevin. Io e Kevin siamo culo e camicia. Va bene, presto però, e colazione. Colazione.
schifo, c'è un pedale di noi, però... Boom! Boom! E adesso? E adesso? Restiamo qui. Restiamo qui. Finché non li vediamo salire in macchina? Finché non li vediamo salire in macchina? Ma potremmo farci notte. Potremmo restare qui in eterno. Potremmo restare qui in eterno. Condannati ad essere doppioni! Condannati ad essere doppioni! I'm gonna go get some food.